Bentornati ad un nuovo appuntamento con Italia Economia. Il Natale quest'anno sarà nel segno della tradizione. Il 90% degli italiani infatti resterà a casa e trascorrerà il 25 dicembre con gli affetti più cari. Natale all'insegna del risparmio e della tradizione per 9 italiani su 10 che il 25 dicembre a pranzo resteranno a casa. Poco più del 10% invece andrà al ristorante per mangiare gustose pietanze servite a tavola. La stima è della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. La tendenza è quella di stare più in casa rispetto all'anno scorso, al 2015. Naturalmente c'è una quota di italiani che preferisce andare al ristorante per vari motivi, anche semplicemente quelli di non affaticarsi con lavori casalinghi. Il leggero calo rispetto all'anno scorso dello 0,8%. La spesa media è intorno a poco più di 50 euro, 51 per l'esattezza, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. La conferma di questo trend arriva girando per le strade di Roma, sentendo le voci di alcuni passanti. Ristorante per il pranzo di Natale o no? Assolutamente no, questo è certo. No. Come mai? Non ci vado mai per tradizione. A casa, un bel pranzo di Natale. A casa. Come mai? Perché noi siamo calabresi e quindi per noi è importante la tradizione e quindi rimanere a casa. Però sono pochi quelli che cucinano, tipo la mamma e la mamma. Sì. Tutti gli altri aspettiamo soltanto di mangiare. Ma non è solo una questione di rispetto della tradizione. L'onda lunga della crisi si sente ancora. A testimoniarla è la titolare di un noto ristorante del centro storico di Roma. Un calo effettivamente c'è stato. Il pranzo, diciamo, tradizionale di Natale è cambiato. Non c'è più la tradizione del pranzo completo, dall'antipasto, la pasta, il secondo, il contorno. Adesso magari si risolve in un piatto unico, magari accompagnato da un dolce, così si tende a mangiare di meno e di conseguenza spendere anche di meno, quindi le cifre sono un po' in ribasso. Più ottimismo si respira invece in un altro ristorante romano, nel cuore di Trastevere. Quest'anno la vedo un pochino più positiva, nel senso che fino a 2-3 anni fa era più un pianto greco, nel senso che adesso c'è qualcuno che mi chiede, è già prenotato per Natale, per il 31, per il primo. Questi anni di crisi sono stati durissimi. C'è stato un momento in cui ho visto parecchi miei colleghi che hanno proprio perso, diciamo, anche la voglia di lottare, no? Io credo che non aver perso di vista e aver mantenuto l'offerta alta e la qualità e comunque il servizio e comunque l'accoglienza, in qualche modo mi sta premiando. Le previsioni per il Capodanno però sono migliori. La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi ritiene infatti che il 14,7% degli italiani attenderà la mezzanotte in un locale pubblico. Mettere in sicurezza il nostro paese. Con questo obiettivo il governo, tra risorse finanziarie, incentivi e bonus, ha messo a disposizione 75 miliardi di euro in 15 anni. Terremoti, frane e alluvioni continuano a mettere in ginocchio l'Italia con numeri drammatici. Sono infatti 170.000 le vittime delle macerie degli ultimi 40 terremoti, dal 1908 ad oggi, e almeno 5.800 i morti per devastazioni di frane e alluvioni degli ultimi 40 anni. Una vera e propria ecatombe, con un esborso economico per risarcimento danni di 3,5 miliardi l'anno per il dissesto idrogeologico e di 2,5 miliardi l'anno per i terremoti. Per rendere più sicuro il nostro paese, il governo, tra risorse finanziarie, incentivi e bonus, ha messo a disposizione 75 miliardi di euro in 15 anni. C'è una svolta con questa legge di stabilità che stabilisce oltre 11 miliardi di incentivi bonus, il cosiddetto sisma bonus, appunto per l'edilizia sicura, l'efficienza energetica, insomma per creare davvero una condizione di maggiore sicurezza sotto diversi aspetti, stabilisce un superfondo di 47 miliardi al 2032, quindi diciamo ci sono investimenti a lunga scadenza e c'è il progetto Casa Italia che deve contenere al suo interno, diciamo, tutte le strutture di missioni che oggi si occupano di difesa da grandi rischi.
Solo per i territori colpiti dal sisma nel centro Italia sono stati stanziati 7 miliardi di euro per dare il via alla ricostruzione degli immobili pubblici e privati e delle attività produttive. Ma adesso basta agire solo secondo le logiche emergenziali. La parola d'ordine, infatti, deve essere prevenzione. Se ognuno fa il proprio pezzettino, allora la risposta c'è. La risposta governativa con i decreti legge mi sembra molto interessante, mi sembra che colga molti aspetti anche di ripresa economica, che è quella che in qualche modo viene richiesta con grande forza. Certamente ci vuole un po' di pazienza perché le attività sono effettivamente complesse e difficili. Importanti novità anche sul versante del dissesto idrogeologico. Non è più un problema di risorse. Penso al dissesto idrogeologico, abbiamo firmato patti importanti con le regioni, ora bisogna fare gli interventi, ma lo dico con molta responsabilità, questi interventi richiedono tempo. Si dice sempre che la politica non vuole fare questi interventi perché non si vedono i risultati nel tempo di una legislatura, così è. Ma se non si incomincia non si finisce mai. Il nostro compito oggi è mandare avanti le progettazioni e aprire i cantieri, ed è quello che stiamo facendo. E adesso la palla passa al nuovo governo che, come ha spiegato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avrà tra i primi punti proprio il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto e la ricostruzione dei loro paesi. Occorre al più presto restituire agli italiani sicurezza, rispetto dell'ambiente e qualità della vita. Immaginare il futuro economico del nostro paese. Così Intesa San Paolo lancia Sharing Italy, un evento che si svolgerà a Torino alla fine del mese di marzo, con almeno 150 realtà del Made in Italy più innovativo. Economico del paese si costruisce anche con grandi eventi, dove comunicare e interpretare i cambiamenti in atto. A fine marzo Intesa San Paolo lancia Sharing Italy per giocare un ruolo da protagonista nel cammino delle imprese italiane verso nuovi stimoli e capacità competitiva. La due giorni di incontri, speech e lectio magistralis coinvolgerà 150 imprese di ogni regione e ospiti internazionali per esaltare il brand Made in Italy nel mondo. E oggi in Italia c'è proprio un tema di comprensione delle grandi sfide che il sistema economico davanti, e per farlo bisogna comunicare la portata del cambiamento che è necessario introdurre nel sistema imprenditoriale italiano. Noi abbiamo scelto di farlo a Torino con un evento nel quale raccoglieremo il meglio delle eccellenze italiane, soprattutto mettendole a confronto con pensatori e protagonisti dell'economia del mondo. Con 34 miliardi di euro erogati a famiglie e imprese nei primi 9 mesi dell'anno, il gruppo Intesa San Paolo si conferma motore di crescita dell'economia, ma anche piattaforma a servizio delle piccole e medie imprese che vogliono scoprire la digitalizzazione e crescere all'estero. Uno dei modi con i quali abbiamo provato ad aiutare le aziende era concretamente provare a metterle in contatto le une con le altre. Ho parlato di questa piattaforma Tech Marketplace, che dalle aziende che l'hanno usata sicuramente i ritorni sono molto positivi, in cui un'azienda che ha bisogno di un'innovazione può andare lì e cercare, scegliendo quella che ritiene più opportuna, e mettersi direttamente in contatto con l'azienda che la produce e la fornisce. Quindi una modalità concreta che rappresenta un altro esempio di che cosa significa essere piattaforma. Contaminare la tradizione con le nuove tecnologie è l'unica strada per il futuro, secondo il fondatore di Talent Garden. Questa tecnologia entra nelle nostre vite, entra nelle nostre imprese e cambia i nostri modelli di consumo, i nostri modelli di business. In questo serve contaminarsi tra aziende del territorio, le eccellenze del Made in Italy e il digitale, l'innovazione che non è solo un e-commerce, ma è un processo culturale all'interno delle imprese. Wall Street aggiorna quasi ogni giorno il proprio record storico, ma potrebbero arrivare anche nuove spinte. L'analisi nella finestra sui mercati. Prezzo del petrolio, tassi di interesse, politiche monetarie e scadenze politiche. Se un 2016 turbolento si avvia alla chiusura, il 2017 sui mercati finanziari si apre irto di sfide, ma anche di opportunità. Wall Street quasi ogni giorno batte i massimi storici, con Donald Trump presidente dal prossimo 20 gennaio potrebbe continuare la serie di strette monetarie della Federal Reserve.
Vincenzo Longo è Market Strategist di IG. Il ritmo che imprimerà la Fed sarà strategico per il mercato, per capire quanto aggressiva sarà la politica monetaria alla luce anche dell'elezione del presidente Trump, che è stato, diciamo, si è sempre dimostrato favorevole e aperto a tassi molto più alti rispetto ai livelli attuali. Quindi tre rialzi sono prezzati in questo momento per il mercato nel corso del 2017. Se dovesse rimanere tale, probabilmente il mercato ha già metabolizzato. La BCE dovrebbe continuare sulla sua strada dopo aver annunciato un'estensione temporale del quantitative easing fino a fine 2017 e una sua riduzione da 80 miliardi di euro al mese a 60, e per il prossimo anno potrebbe non dover più intervenire. Sul fronte europeo, la Banca Centrale Europea ha già fatto le sue manovre per il 2017. Questo è un elemento che è stato anche apprezzato dagli investitori, perché ha eliminato quasi totalmente l'elemento incertezza, un elemento, diciamo, importante alla luce anche degli appuntamenti politici che in qualche modo potevano portare possono portare volatilità sui mercati. La vera determinante sarà il prezzo del petrolio. L'accordo fra paesi OPEC e non sulla produzione di greggio potrebbe dare una spinta all'inflazione, e se il prezzo dei titoli di Stato dovesse continuare a salire, il beneficio sarà per l'azionario. Se i prezzi dovessero continuare a salire, il riprezzamento delle aspettative inflattive comporterà ancora fuoriuscite dal mondo dei titoli a reddito fisso, i bond sostanzialmente, e questa liquidità verrà dirottata sul mercato azionario, quindi con nuovi record ancora alla porta. C'è ancora spazio quindi perché continui la corsa di Wall Street. A fermarla potrebbe essere un ostacolo il rendimento del Treasury decennale degli Stati Uniti al 3%. A quel punto le azioni potrebbero lasciare il passo ai bond. Dalla timida crescita economica dell'Eurozona al crollo della produzione d'olio d'oliva. L'attualità economica in 120 secondi. La Banca Centrale Europea ha esteso di 9 mesi fino a fine 2017 il proprio programma di acquisto di titoli di Stato, il cosiddetto quantitative easing. Viene però ridotto l'ammontare degli acquisti, da 80 miliardi di euro al mese a 60. La decisione, ha però garantito il presidente della BCE Mario Draghi, non è l'inizio della fine. Il programma sarà attivo fino a quando l'inflazione non sarà tornata vicina al 2%. Continua la corsa del prezzo del petrolio. Dopo l'accordo all'interno dell'OPEC, il tetto alla produzione per il 2017 è stato concordato anche con i paesi che non fanno parte dell'organizzazione dei produttori, con la Russia in prima linea. L'accordo punta a stabilizzare il prezzo del greggio e a far ripartire gli investimenti nel settore. Il primo effetto è stato un balzo del prezzo, oltre il 20% in un mese. Quasi un terzo degli italiani, il 28,7%, vive a rischio di povertà o esclusione sociale. È quanto certifica l'Istat, che registra il picco del pericolo povertà dal 2004. E sono le famiglie numerose a dover affrontare i problemi maggiori. Gli italiani per prima cosa rinunciano alle vacanze, seguite da spese improvvise e dalle bollette da pagare. 8 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro è il costo che ogni anno l'Italia paga all'industria del falso. Solo nella moda e nelle calzature la contraffazione dei marchi e dei prodotti crea un danno da oltre 4 miliardi ogni anno. Ma vittime dei falsi sono anche i produttori di farmaci, gioielli, orologi, cosmetici e giocattoli. Non si ferma la crescita del mobile banking in Italia. Il 30% di chi ha un conto corrente lo monitora e opera attraverso tablet o cellulari, ma oltre il 70% preferisce ancora andare in filiale per le operazioni più complesse. I correntisti che accedono ai servizi offerti dalle banche solo via smartphone sono ora più di 5 milioni, con un balzo del 40% in poco più di un anno. Ecoalbero, ma anche regali riciclati. Torna l'appuntamento con la rubrica Prometeo. Il Natale è green con l'Ecoalbero. Upcycling Mania, regali riciclati con fantasia. Luminari, ecco come smaltirle correttamente. Conto alla rovescia è iniziato ed è tempo di decorazioni natalizie, a cominciare dall'albero.
Secondo Coldiretti, la ricerca dell'abete perfetto riguarda 4-5 milioni di famiglie italiane. Chi è orientato a una scelta più ecologica, a differenza di quanto spesso si crede, dovrebbe preferire l'albero vero a quello finto. L'albero finto è un albero di plastica, quindi è un albero che viene prodotto bruciando petrolio. L'albero vero, l'abete rosso, l'abete bianco, è un albero che è coltivato in Italia e quindi nell'acquistarlo noi ingeneriamo un'economia che va alle zone rurali, alle zone montane. Per giunta l'albero in casa, quello vero, libera degli oli essenziali che fanno bene alla salute. L'altro problema legato all'albero finto è che quando finisce di essere utilizzato va messo in discarica e quindi diventa un rifiuto speciale. Ma la maggioranza degli italiani intende recuperare dalla cantina il vecchio albero sintetico. Gli alberi naturali, ahimè, purtroppo hanno avuto un calo nelle vendite, poiché il clima è cambiato ovviamente, di conseguenza gli alberi resistono molto meno. Purtroppo si portano nelle case dove i caloriferi, i termosifoni sono sempre piuttosto alti e quindi l'albero soffre, comincia a perdere gli aghi, le decorazioni ne risentono e quindi la gente è molto più orientata ad acquistare un albero artificiale, che poi oggi sono fatti molto molto bene. Questi nuovi materiali in polietilene li rendono assolutamente verosimili e quindi ci si orienta più verso quel tipo di acquisto. Se la pianta non ha retto allo stress natalizio o non è possibile metterla in vaso o in giardino, ecco cosa fare. È opportuno che venga tagliato e messo nel compostatore o consegnato alle agenzie della nettezza urbana in cambio magari di compost o di altri doni. Quindi consegna è un dono, ricevuta un altro dono. Una volta era il regalo riciclato, oggi si chiama upcycling. La tendenza targata USA piace anche in Italia. Secondo uno studio promosso da Espresso Communication, il 48% degli italiani pensa di donare complementi d'arredo, abbigliamento e gioielli creati con la logica del riutilizzo creativo. Luminarie nelle vie dello shopping, luci colorate e tecnologici LED nelle case, sui terrazzi e nei luoghi pubblici. A Natale la luce è protagonista. Importante quindi smaltire le lampadine non più funzionanti correttamente, ovvero nei centri di raccolta comunali con il ritiro 1-1 e con la modalità 1-0. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana. Per rivedere i nostri servizi basta andare sul sito adnchronos.com nella sezione Multimedia Italia Economia. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.